No, vabbè, sì, va bene, va benissimo. Vabbè, no, io, vabbè, vabbè, cagava. 1-1, un punto portato a casa. In casa, quindi molto brutta questa cosa, molto brutta. Da dove cazzo devo cominciare? Da dove cazzo devo cominciare? Da dove cazzo devo cominciare? Allora. Scrivo, ho una lettera da scrivere. Prendo questa foglia invece. Prendo questa foglia, caro Nicola Zaleschi. E poi che cazzo ci devo aggiungere, però? Oh, non lo so cosa aggiungerci a questa lettera. Che cosa ci devo aggiungere a Cosa ci questa devo lettera? aggiungere? Cosa cazzo ci devo aggiungere a questa lettera? Dillo te, dillo te. Sangue, lacrime. Sangue, lacrime, Dio parca. Ecco cosa ci aggiungo. Ecco che cosa ci aggiungo. Ma tu stai fuori completamente. Cioè, eri un bravo Gio, eri un bravo cristiano. Mi piacevi tanto. Che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? No, allora. Cioè, che cazzo? Ha degli alibi. Non so come cazzo gli dici. L'arbitro, il secondo giallo. Innanzitutto non mi ricordo quando è stato ammonito subito. Non mi ricordo proprio quando cazzo è stato ammonito Zaleski la prima volta. A primo tempo, mi Ma pare. quando? Vabbè. Vabbè, allora, ammonito la prima volta. Vabbè, poi la seconda. Non so se dici sta o no, perché non lo so manco io. Ha preso il piede, vabbè. Un po' ingenuo, però non era un'azione pericolosa. Molto severo. Molto severo l'arbitro, molto severo. E che cazzo. Con la Fiorentina non mi ricordo che hanno fatto fare del genere, però boh, vabbè. È espulso. T'ammazzo! Un mese distruttivo ci aspetta, distruttivo! E guarda come cazzo siamo partiti con sto Ora la prossima mese. partita chi cazzo gioca? Dybala sta rotto. No, Dybala. aspetta, fammi arrivare tu, c'è talmente roba, tanta roba che non so come cazzo andare avanti adesso. Allora, zitto te. Stavo a parlare di Zaleski. Ok, vabbè. Un mese distruttivo ci aspetta. Ma cosa fate? Perché? Perché? Proprio sto mese, guarda come siamo ridotti. Lukaku si è fatto spelle mortecci tue, però. Perché, vabbè, effettivamente ci sentirò male, però ha detto comunque molto severo. Ci è andata male è tutto. Inferiorità numerica, non so come abbiamo pareggiato. Non lo so come abbiamo pareggiato e lo prendo come una vittoria di 3-0, per come stavessi. Abbiamo concluso in 9, loro stavano in 11. Io non so manco più parlare. Forse questo è il peggior sfogo che abbia mai fatto in tutta la mia carriera su YouTube. Con un fottuto pareggio di merda con la Fiorentina. Lui testimone. Porca troia. Allora, fermi. Fermi, cazzo. Mi devo un attimo calmare. Allora, no. Una partita del genere non me la ricordavo. Non me la ricordavo una partita del genere con due espulsioni. Poi Bucchiasso è stato un po' espulso pure uno della Fiorentina. Mancini ha dato un po' il suo. Allora, proviamo ad analizzare la partita. 1-1, perfetto. Ma andando a fango. Che cazzo di gol abbiamo preso? Ma non è che. Non ho, no, stavolta però non è che posso di fra virgolette la colpa. A parte di Zaleski che ha cominciato la partita subito. L'espulsione, guarda caso. Cioè, ma che cazzo? Cioè, quello di testa, ma secondo voi era fatta apposta? Secondo voi Martinez, guarda. Non so più la voce. Secondo voi Martinez, guarda. L'ha fatta apposta? Secondo me l'ha fatta apposta questo gol? Ma che cazzo sei, Bellingham? Come cazzo fai di testa così? Giroud sei? Guarda dove cazzo, cioè dove cazzo l'ha messa quella palla? Affanculo. Cioè, questo si può dire che è un colpo di fortuna. Quindi immaginate, senza questo colpo di fortuna era pure portato a casa. No, vabbè. Ma fatemi guardare la classifica, mo. Siamo più uno dei campioni d'Italia. Questa cosa è incredibile. Calcio, sport del calcio, veramente. Allora, Questa era considerata come una ma vittoria. certo che una vittoria di 4-0 contro il Manchester City stasera. Sto 1-1 perché
Infatti sto godendo, ma allo stesso tempo sono talmente incazzato che non avete idea. Perché vogliamo portarcela a casa? Ma no, no, perché Zaleski, voglio la tua testa domani qua. Io ti ammazzo, è per colpa tua sta partita, fra virgolette. Attenzione, in teoria se vogliamo fare i cattivi, proprio essere cattivi proprio dentro, avere il demonio dentro di me, la colpa è proprio di Bala. Perché senza che lui facesse quel fallo, si è fatto male e tutti siamo andati un po' in crisi. Ecco, così ho fatto la scaletta dell'inferno. Sì, la scaletta della Madonna. Sì, la scaletta della Madonna. Dybala si fa il fallo, si infortuna ed esce. Quindi tutti stavamo giocando benissimo i primi minuti. E poi, vabbè, ma stiamo un po' così. Poi Zaleski deve espellere. Oh no, adesso che succede? Luca si deve espellere. E diventiamo... il Botswana, che una squadra del Botswana che gioca in Serie D. Diventiamo la parrocchia di Fra Santa Maggiore. E giuro, una cosa imbarazzante. Ho sputato, mi ha sentito pure mia zia. Allora, non so se ridopiaggi veramente. Allora, la parrocchia di Santa Maggiore. La parrocchia di Santa Maggiore, facciamo i seri. La parrocchia di Santa Maggiore, veramente sembravamo. Cioè, sul serio, dai. E quindi... sì, la parrocchia... Basta. Zitto te. La parrocchia... e quindi siamo andati in pappa. Quello dietro sta rete, ma ce la faccio, cioè, non parla così. È una cosa... La parrocchia di Santa Maggiore. Basta della parrocchia di Santa Maggiore. Allora, siamo andati in pappa. Basta, analizziamo chi ha giocato bene o male. Perché gol, ho detto, gol bellissimo di Dybala all'esterno. Mamma mia, Luca, un colpo di testa fantastico. E poi le espulsioni dette. Chi ha giocato bene? E Shaarawy non ha visto palla, porco due. Dybala ha visto palla fino a che? Fino a che è stato in campo. Sì, a che è stato in campo. Azmoun, mannaggia a te, da subentrato sei infortunato. Ma no, ci hanno disintegrati numericamente. Azmoun levato da mezzo. Lukaku non gioca la prossima. Dybala sta infortunato. Poi chi cazzo è altro uscito? Pellegrini non lo so che cazzo ha fatto. Forse sta male. Smalling rientra. Vabbè, rientrerà presumo quando il sole è vicino alla terra. Dove cazzo deve rientrare? Deve entrare nel 2050. Smalling, vaffanculo a voi. Madonna, qua chiamano la polizia. Rossa, fa un panico. Che non è altro che c'è una roba 4-1 stasera. Vabbè, io non ho parole. Basta. Basta, che cosa altro devo dire? Non lo so. Chi ha giocato bene? L'ho detto, non lo so. Chi ha giocato male? Qualche errore. Cristante non mi è piaciuto, ha fatto qualche errore tipo all'Andica. Andica invece è stato bravo. E poi Spinazzola, non lo so perché l'ha giocato. Non lo so. Dove? E poi niente, è finito. E basta, ho finito i giocatori, sei sicuro? Non lo so, chi altro, fai una roba. Parla a voce alta, se non te sentono. Non lo so, chi altro vuoi mettere? Ci ha messo tutti, scusami. Ok, ci ha messo tutti, fatemi sapere se ci siamo dimenticati qualcosa. Vabbè, Lorente, super Il nuovo Smalling. Lui padrissimo, mi è piaciuto. Sì, al campionato ci puoi giocare, va benissimo. Basta. Non resto nient'altro. Io sono, non lo so, sono esploso dentro, non voglio parlare nemmeno. Porca tutta! Forza Roma!